y mete al Parlamento. La cosa molto informale, mettiamo il microfono, ma dobbiamo togliere la cravatta perché questo. Ah, benissimo, bene, la cosa mi fa piacere perché io non ho mai amato la cravatta, devo dire. Perfetto, allora cominciamo. Nome: Fabrizio Bocchino. Età: 45 anni. E partito: Gruppo misto al Senato in questo momento. E che vuol dire? Vuol dire ero nel Movimento 5 Stelle e essendo stato espulso sono adesso nel gruppo misto. Provenienza: Palermo. Professione, prima di essere qui ovviamente. Ricercatore astronomo. E che cosa fai per noi in Senato? Qual è la tua occupazione? In commissione mi occupo di istruzione, università, ricerca, beni culturali, spettacolo, sport. Hai definito la proposta del governo sulla scuola vino nuovo in otri vecchi. Ci spieghi la metafora? Allora, la proposta del governo sulla scuola innanzitutto non è neanche una riforma e non esiste, perché attualmente è soltanto un file PDF su un sito. Questo diciamo, è bene che chiariamo perché stiamo parlando del nulla condito dal nulla. A proposito di stelle, potremmo dire che sei un protagonista di Guerre Stellari proprio perché sei stato espulso dal movimento, no? Che è successo? Ce lo vuoi raccontare? È successo che nel Movimento 5 Stelle c'è il reato di lesa maestà. Perché hanno scritto sul blog di Grillo che sei stato sfiduciato dal territorio? Sei stato sfiduciato dal territorio? Ma assolutamente no, si è trattato del classico metodo boffo applicato ai parlamentari, non siamo stati affatto sfiduciati, tutti gli attivisti, la maggior parte degli attivisti erano con noi. Adesso ti senti libero di dialogare con Renzi? Ma io mi sentivo libero anche prima, anzi questo è il motivo per cui alla fine sono stato espulso. Adesso diciamo così sono libero, io dialogo con tutti naturalmente pur nel rispetto ovviamente di quelli che sono i principi naturalmente che ispirano l'azione politica. Ti piacerebbe fare pace con Grillo? Allora, fare pace con Grillo, diciamo così, io sono in pace con tutti, diciamo così, è lui che dovrebbe fare pace col Movimento 5 Stelle e farsi da parte perché adesso è diventato essenzialmente troppo ingombrante. Passiamo a cose un po' più personali, cosa fai per tenerti in forma? Nulla, devo dire, sono ingrassato un bel po' negli ultimi mesi perché la vita è troppo sedentaria, devo dire. Un bel detto in dialetto siculo. Como rinesce si punta, per esempio. Che vuol dire? Che significa, vabbè, quando tu in realtà non sai bene che prende, diciamo che piega prendono le cose, como rinesce si punta significa, vabbè. Si taglia bene la situazione italiana. Senti, invece riesci a cenarci una tua canzone del cuore? Caro amico ti scrivo. Così mi distrago un po'. Stai distratto. Cosa tiene nella mano sinistra la Venere di Milo? Allora, la mano di Milo nella mano sinistra tiene un drappo. La Venere di Milo non ha le braccia, se ti ricordi. Se passerà questa riforma di Renzi, tu conti di tornare in Senato o si chiude qua la tua carriera e torni tra le stelle? No, allora io vorrei tornare sicuramente tra le stelle perché mi manca il mio lavoro. Ho la fortuna di avere un bel mestiere che mi piace, devo dire che sono un privilegiato da questo punto di vista, spero di tornarci diciamo quando finirò gli impegni qui in Parlamento. Tornerei a rivedere le stelle, ciao!